quest'anno si apre con Sciascia e si conclude con Pasolini. Perché? Perché c'era un forte e profondo legame di Gian Maria Volonté, a cui è dedicata questa manifestazione, con Leonardo Sciascia. Volonté tutta la vita ha continuato a leggere e approfondire il suo lavoro d'attore su personaggi da film di tratti da romanzi o da racconti di Sciascia, con la memoria a ciascuno il suo, poi il film requisito Todo Modo, poi Porte Aperte e infine l'ultimo film che Gian Maria ha girato in Italia, Una storia semplice. Ennio Fantastichini e Massimo Ghini. Due quasi coetanei, due grandi attori italiani, entrambi hanno avuto l'avventura di lavorare nell'ultimo film italiano con Gian Maria Volonté, Una storia semplice. Ennio aveva già in precedenza lavorato con Gian Maria, Massimo invece credo fosse il primo film in cui era insieme con Gian Maria. E Ennio, tu hai lavorato in Porte Aperte con Gian Maria, fu una tua interpretazione tra l'altro indimenticabile, Gian Maria ne era stato profondamente ammirato. Cosa ricordi di quel film, di quel momento? Che credo che per qualunque professione ci sia un metro, ci sia un maestro ideale, si comincia, tutti i lavori credo che si cominciano per una via che passa attraverso l'imitazione, come dire, no? C'è il desiderio di somigliare a qualcuno che ti ha colpito, di tentare di cercare di fare il tuo lavoro in quella direzione. Io vidi Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è stato il film che ha determinato poi la mia scelta di fare l'attore, per cui credo che io abbia chiuso il cerchio da questo punto di vista, cioè ho fatto il mio film più importante con la persona che consideravo il più grande attore del mondo, quindi ho avuto questo piacere. Faccio sempre un esempio su questa storia, dico, mi sono sempre sentito come un ragazzo che faceva belle arti e che un giorno gli hanno detto da domani vai a studio da Pablo Picasso, insomma questo era il percorso che ho attraversato. Il primo film è stata un'esperienza molto complessa, ma io poi l'ho raccontato anche in questo meraviglioso DVD che c'è, che si concluse con questo pranzo alla fine del film, dove lui all'orecchio poi mi disse: adesso possiamo diventare amici, prima non potevamo perché eravamo antagonisti. E io quindi ho capito che l'80% del risultato del mio lavoro era stato indotto da lui, dal modo in cui non mi ha trattato per tutto il film. Lui ha messo Ennio nella condizione di Tommaso Scalia, che era questo personaggio. Nel secondo film, invece, per parlare del film di questa sera, che considero un film durissimo per molti aspetti rispetto alla storia che racconta, diciamo che i rapporti erano un po' progrediti ed erano andati un po' più avanti, quindi in realtà la situazione era al contrario, mi diceva a me vai a dire, vai al produttore o vai a dire a questi signori, aveva un rapporto di mediazione con me che con molto piacere facevo il commis de salle o l'assistente di bottega con grande piacere, perché per me quando c'è l'amore per una persona è l'amore, sono da 0 a 100, non ho rapporti molto superficiali nella mia vita, quindi l'amore professionale per una persona è la mia totale disponibilità. In particolare questo racconto, volevo dire una cosa che mi aveva molto colpito a quell'epoca. Io arrivai in Sicilia forse un giorno dopo, 2 giorni dopo, lui aveva cambiato albergo e mi mandò a chiamare dall'autista, dice vieni qua, tentando di convincermi a cambiare albergo perché gli erano antipatici questi dell'albergo, e mi ha ricevuto con un bastone. Aveva questa ciabatta di capelli e io ho avuto una sensazione incredibile, che è stata quella di vedere Sciascia. In realtà il professor Franzò in questo film
è Sciascia, secondo me, sia dal punto di vista di quello che dice, quello che racconta, e c'è una battuta bellissima all'inizio del film che dice a Massimo sul traghetto, stanno per arrivare in Sicilia, e lui gli dice a lui: ancora non si vede. E lui dice: ma che cosa? E lui gli risponde: la Sicilia, che è là, dove c'è tutta una metafora che credo faccia riflettere molto di noi su questo che poi è accaduto veramente. Il film è stato un film corale, dove c'era, ci trovavamo noi attori, c'era D'Apporto, c'era Ricchi, quindi c'era un gruppo di attori che si conoscevano e che si stimavano, che si amavano, ma con questo perno centrale, proprio alchemico, quasi da sciamano, che corrispondeva sia alla figura di Gianmaria che al personaggio del professor François, che è un uomo anche scorbutico, un po' antipatico tra virgolette, proprio perché è infastidito dalla stupidità del mondo. Per rivedere questo film stasera, voglio restare a vederlo perché non lo vedo da tanto tempo, per il piacere sempre di vedere il maestro e di ritrovare attraverso la visione del film quello che è stato il clima di quei giorni, gli scherzi, i giochi di Gianmaria, il bastone, il suo essere testimoniale a un grande scrittore che ha raccontato molte storie oscure del nostro paese. Io non sono dell'idea che i panni debbano essere lavati in famiglia, ma credo che bisognerebbe avere il coraggio di fare il bucato al centro della piazza del paese, questo in direzione della coscienza e della civiltà. E siccome mi sembra che il mondo intorno, specialmente quello nostro, abbia assunto delle grandi righe di inciviltà, ogni tanto guardare una testimonianza di civiltà ci possa fare molto bene. Grazie.